Il 28 ottobre del 2016, Infinito fa il secondo video di una serie riguardante i trucchi di magia, e un mesetto dopo, The Richest carica un video sullo stesso argomento il 25 novembre del 2016, con la stessa identica copertina. Ma non era Infinito a copiare The Richest? Questo era solo un piccolo assaggio del video che spero seguirete fino alla fine. Salve a tutti ragazzi, sono Cubi e spero che tutti voi seguiate questo video dall'inizio alla fine. Vi chiedo per favore non commentate finché non l'avrete visto tutto. Come alcuni di voi sapranno, altri canali hanno deciso di prendere di mira me e Infinito, perché di fatto siamo i due canali che negli ultimi 6 mesi hanno avuto un successo e una crescita veramente invidiabile. Non partite ancora con i commenti per favore, aspettate che vi mostri alcune cose. Questo video è rivolto a quelle persone che continuano a scriverci che copiamo, che siamo dei ladri, eccetera. Facciamo questo video dopo quello del Vendetta di The Zapper e dopo diversi attacchi da altri youtuber con Mike, Hyde e tantissimi altri youtuber più piccoli. Voglio chiarire che non è una risposta o un attacco a nessun altro youtuber e che mi limiterò a presentarvi alcuni fatti e prove reali, quindi niente discorsi filosofici su cosa significa copiare, eccetera. Allora, ci sono circa un centinaio di utenti su diverse centinaia di migliaia che creano scompiglio nei commenti di YouTube e che hanno creduto alle prove fornite da altri canali, che non sono false, ma sono state usate in modo distorto per attaccarci, ignorando completamente tutto il resto. Adesso vi spiego meglio e vi faccio anche vedere. Questo è un mio video, ossia Cubi, i 10 veicoli più grandi sul pianeta, pubblicato il 17 dicembre del 2016. The Richest carica un video con la mia stessa copertina e parlando del mio stesso argomento l'11 gennaio del 2017, quasi un mese dopo il mio. Non doveva essere Cubi a copiare The Richest? Il 31 agosto del 2016 Infinito carica 14 usanze rituali sessuali e diversi mesi dopo The Richest carica un video simile con la stessa copertina. Fortuna che era Infinito a doversi ispirare a The Richest. Il 28 ottobre del 2016 Infinito fa il secondo video di una serie riguardante i trucchi di magia e un mesetto dopo The Richest carica un video sullo stesso argomento il 25 novembre del 2016 con la stessa copertina. Ma non era Infinito a copiare The Richest? Questi sono solo alcuni dei casi in cui The Richest ha copiato Infinito e me, Cubi. Anche altri canali non inglesi ci hanno copiato e preso spunto dai nostri video, ma non andiamo a lamentarci in giro perché sono liberi di farlo, si tratta di fair use perché sono informazioni libere e non appartengono a nessuno. I casi in cui bisogna lamentarsi è quando una persona carica il tuo video come ha fatto questo tizio su Dailymotion e sta facendo soldi sul nostro lavoro, essendo il video un prodotto di Infinito. Non era un problema se usava le nostre informazioni per farci un video a parte, ma questo è il video di Infinito e l'ha solo ricaricato. Tra l'altro, complimenti per il nome, a bocca aperta? Io, Cubi, ammetto che spesso faccio video prendendo spunto da questi altri canali americani in generale. Prendo anche spunto da tutta YouTube e da tutto internet. Se mi capita davanti qualcosa su cui potrebbe stare bene un video curiosità o un video top, ce lo faccio. Se ha già fatto qualcun altro un video su un argomento ma voglio fare una cosa molto simile, la faccio e chi apprezza quello che produco guarda il video, commenta, chiede informazioni, si complimenta. Poi ci sono quelli che vengono sotto il video a dire l'hai copiato da quello, l'hai copiato da quell'altro, ma almeno sapete che quell'altro non si è inventato le cose, le ha solo trovate su diversi articoli e top scritte già presenti online. Ora, molti credono che i migliori di tutti siano i canali inglesi, sacri, che sono gli unici originali. Beh, il canale spagnolo da 5 milioni di iscritti DocTops ha caricato un video sui 10 scivoli più grandi al mondo il 31 luglio del 2016. E guardate il sacro canale inglese cosa ha pubblicato il 13 gennaio del 2017 con la stessa copertina e lo stesso argomento? Aspetta, ma loro sono i canali spagnoli quelli sacri? Beh, lo stesso DocTops, da 5 milioni di iscritti, ripeto, ha praticamente fatto il mio stesso video 2 settimane dopo che l'avevo caricato io, quasi stessa copertina e stesso nome. Ma andiamo a vedere i canali francesi di top. Certo, andiamo. Ecco il video di Infinito del 20 ottobre sui criminali più stupidi al mondo. E il 21 novembre, Universo du Top carica lo stesso video, ma solo con 5 di quelli che avevamo trattato noi su Infinito. Quindi aspetta, ci stai forse dicendo che sono loro, i canali francesi, inglesi e spagnoli, a copiare noi? Certo che no, ma sicuramente fanno la stessa cosa che facciamo io e Infinito, ossia prendere spunto, loro prendono spunto da noi e noi prendiamo spunto da loro. Ma perché allora non cambiate almeno le copertine? Come avete visto, nemmeno loro le cambiano, e questo perché sono le immagini che attirano di più. Che senso ha fare un video se poi nessuno le guarda? Al massimo si modifica un po' la copertina. Una cosa che ha spiegato molto bene The Zapper sul suo video è che questi altri canali, come noi, non si inventano le cose, hanno delle fonti e linkare direttamente al video dal quale hai preso spunto non va bene, soprattutto perché anche Infinito e The Zapper, come me, vanno poi a cercare direttamente la fonte dalla quale hanno preso le informazioni in principio. Vendetta, io e Infinito non abbiamo nulla contro di te. Non abbiamo mai scritto nei commenti qualcosa quando il giorno dopo tu pubblicavi un video molto simile al nostro, perché sappiamo come funziona. Ovviamente alcuni utenti non capiranno spesso, semplicemente perché vogliono creare casini, ma non puoi incavolarti per questo. Io lo so che dopo questo video in moltissimi hanno cominciato a dirti che hai copiato da Cubi, eccetera, ma non puoi incavolarti per quei pochi stolti che non hanno niente di meglio da fare che andare a rompere le balle a noi. Siamo su internet, è normale che ci siano persone così.
Inoltre, hai detto nel video che siamo persone che pensano solo ai soldi e che non ci importa degli utenti. Ebbene, non c'è una singola persona che ci abbia contattati su Facebook alla quale non abbiamo risposto gentilmente, e continuiamo entrambi a rispondere tantissimo nei commenti sotto i video. Inoltre, visto che ci hai accusato di questa cosa, volevo anche chiederti perché il tuo video sui 10 momenti imbarazzanti su Twitch dura ben 10 minuti tondi esatti, quando quello di Top Trending che dici di aver tradotto dura solo 6 minuti e 36 secondi. Non sarà perché volevi mettere più pubblicità e quindi fare più soldi? Ovviamente non ti biasimo per questo, sei libero di farlo. Riguardo al fatto che dici di essere stato costretto da altri canali a fare video top, semplicemente non è vero. Per esempio, questo tuo video uscito il 28 luglio è praticamente lo stesso di Top Tens uscito molto tempo prima, e non ti sto dicendo che non dovevi farlo, ma voglio solo mostrare che facevi cose simili anche prima che Infinito diventasse famoso, e ai tempi Qubi non lo conosceva nemmeno nessuno. Per favore, Vendetta e altri canali di top, non attaccatevi a vicenda. Se qualcuno fa un video simile, lasciatelo fare, sono decine i gamer italiani che fanno video sugli stessi argomenti. Quando per esempio poco fa avevano aggiornato Clash Royale, tutti hanno fatto un video sulla cosa, ma nessuno è andato a picchiarsi. Io e Infinito non ti abbiamo mai detto nulla, e non abbiamo ancora adesso nulla contro di te. Anzi, abbiamo anche provato a contattarti tempo fa per collaborare, ben due volte, ma non ci hai risposto. Nonostante tutto, noi siamo ancora disposti a collaborare e creare qualcosa insieme. Volevo infine dire alle persone che non hanno capito che noi non traduciamo i video. Se vediamo un bel video in inglese, cerchiamo le loro fonti e facciamo un video simile per l'utenza italiana. Io, Qubi, lavoro ai video da quando mi sveglio la mattina fino alla sera. I nostri video non sono l'effetto specchio dei loro. Prendete un qualsiasi nostro video che pensate sia simile ad un americano o spagnolo e metteteli fianco a fianco dall'inizio alla fine. E dico veramente dall'inizio alla fine. Sono solo 3-4 minuti. È ovvio che alcune immagini siano le stesse, perché sono quelle. Per le foto di criminali, personaggi famosi, eccetera, le foto che trovate su Google sono quelle. Non possiamo mica inventarcele. Inoltre, riguardo l'effetto specchio, ovviamente voi utenti normali non sapete che esistono agenzie, diciamo fasulle, che non hanno video ma vanno a prendersi i copyright fasulli di alcuni video virali e fanno soldi rivendicandoli su YouTube nonostante non siano di loro proprietà, e vanno così a danneggiare altri poveri utenti, e questo è un modo per difenderci da questa pratica. Proprio per questo, se vedete una clip a caso per esempio di Ariana Grande sul palco che canta, sarà a specchio, è solo per proteggerci. Inoltre vorrei chiedervi di smetterla di credere a quello che dicono altri canali a caso, molti sono solo gelosi. Qui vi ho mostrato tutte le prove e vi ho detto la verità così come sta, senza attaccare nessuno. Se qualche youtuber vuole rispondere, sappia che può fare quello che vuole, ma vi rimanderò a questo video in cui è presente tutto così come sta. Inoltre sicuramente qualche altro youtuber farà qualche video ribadendo le stesse solite cose a cui ho già appunto risposto, e spero non vi farete abbindolare. Voglio inoltre concludere con quello che hanno detto già alcuni altri youtuber italiani più famosi, come Greta Menchi, ossia rega, basta litigare. Sono stato costretto a fare questo video perché altri avevano diffuso troppe informazioni false, ma basta, adesso basta litigare. Per favore ignorate quelli che nei commenti continueranno a rompere. Mike, Hyde, lo so che mi fate pubblicità gratis parlando di me a Infinito, ma vi chiedo di lasciare la nostra comunità nel nostro mondo di curiosità. Vogliamo solo intrattenere, e come vi ho fatto vedere non facciamo niente di sbagliato o che non si faccia già in tutto il mondo. Riguardo a youtuber che si basano sui flame, per favore smettetela di accusare gente a caso, e se lo fate almeno ditelo che non lo volete veramente e che è solo polemica per intrattenimento, e non vera. Riguardo il fatto che ho oscurato il logo e il nome del canale di Vendetta dappertutto, è perché non voglio problemi con lui, spero piuttosto ci contatti perché siamo disposti a collaborare. Per tutti gli altri, grazie mille per avermi seguito fino alla fine, vi voglio bene, sia i primi che i secondi, e anche a quelli che prendono per il culo i primi. Se posso chiedervelo, smettetela di dare corda a quelli che vogliono solo flame, sono gli utenti e i fan a perderci, ossia la comunità. Un abbraccio e continuate ad essere curiosi.